gli artisti sono naturalmente Verdi e Wagner, di cui ricorre appunto il bicentenario della nascita. Ci è sembrato opportuno, doveroso ricordare questo evento, che si colloca peraltro in un anno in cui le ricorrenze sono numerose. E l'Accademia naturalmente provvederà a celebrarle. Devo ricordare che il concerto verrà preceduto mercoledì alle 16.45 in casa del Petrarca da una tavola rotonda a tre voci, tre specialisti della materia, che si occuperanno dei rapporti artistici e anche umani tra Verdi e Wagner. Assessore Macri, Verdi e Wagner, sappiamo che c'è stata una diatriba, lei cosa ne pensa? Io sono italiana, sono come tutti gli italiani, ma come gran parte dei musicisti, musicologi del mondo, per Verdi, anche se culturalmente non ha più senso questa diatriba. Sono stati due giganti dell'Ottocento, però Verdi è stato un gigante universale anche del Novecento. Per chi andrà a vedere il concerto, in due parole, qual è la genialità di Verdi? Verdi ha tanti aspetti di generalità, quella che più commuove e quella che più ci prende è senz'altro quella di essersi, di aver portato la gente comune, anzi gli ultimi, come centro dell'azione drammatica. La trilogia popolare, La Traviata, Il Trovatore e Il Rigoletto, altro non sono che il canto da protagonisti di una prostituta, di un extracomunitario, un trovatore, uno zingaro e di un portatore di handicap.